Bella amici del cubo, bentornati nel nostro canale, ormai nel nono episodio di The Forest. Come potete vedere siamo in una location completamente diversa dalla scorsa volta. Quella che eravamo dalla neve alla pianura. Esatto, esattamente, una latina, perfetto. Uscendo dalla grotta e tornando indietro per salvare dello scorso video, volevo andare a vedere come era messo questo accampamento e nel frattempo ho cercato delle informazioni su come vedere nelle grotte. Cambio perché rotto. L'ultima volta non siamo riusciti ad entrare sotto acqua, non si vedeva proprio niente, un cazzo di niente. Completo. E poi aperto e non c'era respiro. Sì, non c'era respiro. Non c'era l'ossigeno. Quindi cosa ho scoperto? Che esiste una maschera del sub con un visore notturno anche. Quindi oggi andremo proprio a prendere questa maschera da sub. Il punto di riferimento è quell'albero là, sai, l'albero della spiaggia. Scusa, fai l'ancora, no? Sì, l'albero della spiaggia che è gigante, no? Ormai lo sanno tutti dov'è. Andate, venite qua al lato destro, c'è una gigantesca ancora, no? Questa segnala proprio l'entrata della grotta. Non si vede più l'albero fra un po' con la nebbia. Sì, esatto, è là in fondo. Noi andiamo sempre dritti da questa direzione, guardate. Prendete spunto. Noi abbiamo messo la bandierina azzurra, così si vede bene. E andiamo. Facciamo tutto il percorso, così anche voi se avete difficoltà nel vedere nelle grotte, nel vedere sotto acqua, con questa guida, diciamo che è più una guida, no? Sì, un tutorial. È un tutorial sul dove andare a trovare la maschera. Ma eccola qui vicino proprio, è semplice. Sempre dritto. La grotta, poi la maschera ovviamente è da un'altra parte. Ora scendiamo nella grotta, chiaramente. Mentre scendiamo, andiamo a cambiare le impostazioni grafiche del colore, così vediamo di più, insomma. Esattamente, Marco, andiamo a farlo subito, che me lo ero dimenticato, grazie. Eccolo lì su. Eccolo qua, eravamo già qua. M31. Basta selezionare la freccettina a sinistra, questo qua. Beh. M131. E guardate penso come che... si vede molto meglio. Tanto c'è già un nudo lì che ci sta aspettando. Oddio, lì c'è già uno nudo, sì. Vabbè, dai, andiamo veloci perché qui devo fare pochi tagli. Solo uno? Cazzo, un altro lì. Allora, aspetta che mi libero. Beh, prima di tutti. Mi libero prima di questo, dai. Via. Oh, è uno è andato. Dai un'altra botta, non si sa mai. Lacchete. Ok, dovrebbero esserci solo questi due mostri. Abbiamo trovato un altro dei passeggeri. Sì, il pilota. Il pilota, Sì, sarà un pilota. Ha le cuffie. Perfetto. Vabbè, dai, dirigiamoci immediatamente a quello che serve, vedete? Allora, bisogna andare in questo tavolino qui. Non da questa direzione qua. Sempre avanti. Qua dove c'è... Che figurino. Guarda che figurino, ragazzi. Peccato che è tagliata a metà. Cos'è questo? Crocefissi? Il buco, ecco. Quello che segnala il buco, sì. Comunque, da là noi eravamo scesi, vedete. Sempre dritto alla fine. Sempre dritto. È l'unica direzione. Esatto, penso. Fino ad arrivare a questa cosa qua. Voi iniziate a spaccarla. Che cadono croci. Cavolo. Ci vorrà un pochino per spaccarla, ma vabbè. Ok. Qui sempre dritto, ragazzi. Qui c'è da accucciarsi. Perfetto. Perfetto. Oh, lì c'è un altro uomo. Wow. Ma è più gigante. Infatti, ce ne sono tre, raga. Iniziamo subito a spappolarli. Via. E uno è andato. Oh, uno è andato. E uno è andato. Manca gli altri due, dai. Vieni avanti. Dai, luce. Oh, no, non è morto. Infatti, serve sempre un'altra botta. È nostro. Basta, è finita per lui. Dagli un altro colpetto lì, là. Chiappetta al vento. Chiappe d'oro. Ti chiamerò chiappe d'oro, amico. Una volta ho ucciso tutti i nemici in quindi 4, per se non ci siamo sbagliati. Ma... Sì, esatto, magari può essere che ce ne sono di più o di meno. Eccola qua, la direzione giusta da prendere. Scendere da questa grotta qua, dove c'è il teschio. Cioè, non vi potete sbagliare alla fine. Esatto, la prima corda che vedete. Scendere. Scendiamo nell'inferno e poi nelle profondità. Va, cadisci, scendi. Oh, ma che cazzo? Che bug, ragazzi, ho rischiato di morire. Aspetta che devo saltare giusto, se no muoio. No, non muore. Guarda, Dio buono, dove sono bloccato. Vabbè, è piccolo. Madonna. Ok, vi ritroverete qua, insomma. Spero che non vi bughiate. Che termine. Un'altra corda. Che termine. Andiamo giù. Sempre giù. All'inferno, come dice Marco. Ok, ci siamo. Dai, luce, prego. Non si vede niente. Lo so. Una sfilza di teschi. Una volta scesi, vedi, prendete questa direzione qua. Wow, un tronchetto. Cos'è? Un crocifisso! Abbiamo trovato il crocifisso! Ed è importante.
Ah, non lo so, me lo tengo io. Ah, no, ma intendevo, non è per la missione qualcosa del il genere. Il crocifisso ha trasformato la katana in un bastone. Porca puttana. Miracoli qui. Qui ci sono i miracoli di The Forest. Vabbè. Che cazzo? Continuare in questa direzione. Avevi visto la roccia? Sì, sì. Ah, ok. Ed eccoci qua, alla vostra sinistra. Troverete questo sub mezzo mangiato, chiamatelo come vuoi, che è morto strano, poverino. No, perché noi non ci vede. Ah, ok. E prendiamo questa cosa qua. Okay. Le bombole. Le bombole, chiaramente, che se ne volete altre le troverete chiaramente sulla nave, lì sulla spiaggia. Ma aspetta, ma non puoi saccagnargli l'osso per prendergli le bombole? Vediamo. Non si può saccagnare niente. Peccato, peccato. Andiamo subito a equipaggiarla, andiamo a vedere cos'è. Eccola qua, 600 secondi. 600 secondi, quindi viaggi, viaggi. Ok, ce la siamo equipaggiata. Adesso facciamo una prova per vedere se funziona. Andiamo. Ok, ragazzi, ora è tutta un'altra cosa. Ora è tutta un'altra cosa. Vai nel buco, dai. Che questo è il buco. Andiamo già a esplorare, già che ci siamo, visto pare che potevano mettergli una maschera, non so, qualcosa del genere. Sì, ma poi si vede anche tutto sfocato. Appunto, una maschera per vedere meglio. Vabbè, l'importante è che si veda molto meglio della scorsa volta, comunque. Adesso andiamo a esplorare cosa c'è. La vedo che c'è un qualcosa, ma andiamo subito a vedere. Il lanciatore di bambini! Sì, Marco, questa era la grotta dell'altra volta del buco! No, 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 forse mi sono sbagliato. No, no, sì, ci si è sbagliato assolutamente. Guardate i bambini salterini. Questi li ha lasciati, questi qua li ha lasciati il saltatore. Cazzo. Fuck you, bitch. Wow. Ma morti, morti. Non lo so, no, questo no. Aborto. Guarda che brutto. Oh. Cosa fai? Hello, motherfucker. Visto che abbiamo questa maschera qua, io direi che la prossima volta si può andare a esplorare quella grotta là dove non si trovava il passaggio. Esatto, ci andiamo subito. È d'obbligo. Mi piace questa maschera. Vai in fondo alla grotta già che ci sei. Adesso là. Che ci siamo, proviamo. Ah, va, gira di là. Lì, non c'è niente. Non credo ci sia qualcosa, sai. E invece c'è qualcosa. Profondità, vedi. C'è seriamente un passaggio segreto. Cioè, in pratica il gioco è qua sotto alla fine. Qua sì, rallenta perché sì. È stanco. Vedi che la barra della stamina è un po' sì, è stanca. Visto. Anzi, ne abbiamo poca, quindi è meglio bere qualcosa. Qua siamo sbucati in un'altra grotta. Colpo inaspettato! Cazzo! Colpo inaspettato! Cos'è questa porta? Cioè, l'abbiamo trovata senza trovarla. No, non è questa la porta che si aprirà il 14. Credo. Cos'è quello? Non lo so. Ci sono dietro altre luci. Prova a tirargli una mina. E questo cos'è? Secondo me è un rituale. È da un fare. Peso. Credo che sia. No. È un rituale, qualcosa aspetta. Del genere. Aspetta. Se io gli metto sopra i sassi. Equip. Si è aperta un po'. Si è aperta. O si no? È aperta un po'. Sì, 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 sì. Allora buttagli su sassi. Oddio. Questo è morto. Allora dai, buttiamogli su i sassi, i pochi sassi che abbiamo, perché ne ho pochi. Ragazzi, come voi, non so cosa può succedere, non so se moriremo, non so su qualsiasi cosa. Ho la maschera, però non voglio morire. Che cazzo? Si è aperta tutta. Cos'è sta cosa qua? Ma dove cazzo? Accampamenti. Dove cazzo siamo finiti? Una Bibbia. Perché tutti guardano da questa parte? Cos'è? È un accampamento, per forza. Non c'è niente da salvare, che avrei paura che di morire. Un'altra bombola. Un'altra bombola? Un'altra. L'ascia! Che bello! Ho trovato anche un'ascia! Oddio, il lanciatore di bambini c'è! La foto! Questo è il lanciatore di bambini che vi dicevamo prima. Quindi non è questa la porta che si aprirà. No, il no, 14. Non è questa. La porta che si apre il 14 ha un'altra forma. Che sinceramente credo che sia sotto. A dove eravamo l'altra volta. Sì, no? Dove volevamo andare l'altra volta. Solo che non avevamo la visuale. E qui cosa c'è? Un'altra puccia. Proviamo. Però quella cosa sul muro è qualcosa di strano. Certo, mi fa incute un po' terrore andare dentro queste acque, non si sa mai se c'è qualche bestia, magari anche ma sotto acqua. Ma non ci sono i pesci, o ci sono? Non lo so.
Non sapevamo che c'era una porta così lì. Magari c'è qualcosa. Credo che abbiamo trovato l'unica direzione sia questa qua. Non è che magari questa è la poccia dell'altra volta dove dovevamo entrare. Siamo sbucati qua. È questa. È questa, Luca. Non credo, sai. Sì. La grotta che doveva andarci, che non trovavamo nessun passaggio perché era troppo profondo. Sì, è questa. Abbiamo capito, ragazzi. Abbiamo fatto il collegamento in pratica con quella grotta là, a quel buco là che non riuscivamo a passare. Quindi è tutto collegato alla fine. E quindi la porta quella là d'acciaio, dov'è? Dov'è? Appunto, non lo so neanch'io. Sta di fatto perché però che abbiamo fatto trovare in una guida sia la Rusty Axe che questo qua. È una porta. Che la maschera, mi va bene. Adesso stiamo provando ad andare avanti con il percorso inverso dell'altra volta che non riuscivamo ad entrare nel buco. Vogliamo vedere se effettivamente è questa. Adesso c'è la salita. Sì, è sì, 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 ragazzi, è questo il buco che non riuscivamo a salire. Ed è notte. Eccola qua. E magicamente siamo sbucati qui. Eccoci. Ma che cazzo? Cazzo? Le anatre che volano qui. Sì, sì, ecco qua. Abbiamo collegato tutto. Beh, abbiamo fatto una scoperta eccezionale. Anche perché io non guardo altri video di The Forest perché non voglio rovinarmi il gioco e tal. Abbiamo la scelta adesso. Ma che cacchio? La scelta. Mettiamoci la katana. Non voglio rovinarmi il gioco, quindi voglio esplorare tutto da me, no? E quindi magari può essere una scoperta inutile quanto una scoperta utile. Non so ancora niente, anche perché la storia di The Forest non è ancora conclusa. Quindi voglio vedere come andrà a finire. Adesso dobbiamo andare a cercare la vera porta d'acciaio, quella che si aprirà alle 14. Il 14, è vero. Adesso c'è la curiosità, insomma. Vabbè, io mi dirigerei verso la mia casa sulla spiaggia, perché è da lì che posso trovare il buco più facilmente. Senza sperando di non trovare. Beh, comunque, a parte che l'abbiamo segnalati, uno con la bandiera azzurra, eccola là. Sì. Con la bandiera azzurra. E dai, mentre io vado a salvare tutto, io direi di concludere l'episodio qui. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di commentare e di condividere il video. Ricordatevi, portare sempre i sassi con voi perché faranno sempre comodo. Per aprire le porte, esattamente, Marco. Qui dai fratelli Cuoca è tutto. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!